E partiamo dall'eccellenza. Andiamo a visionare l'eccellenza girone B. Sicuramente per quello che stanno facendo non toglierà nulla questa sconfitta in casa, quanto di buono appunto sta realizzando anche in questo campionato di eccellenza la squadra del Valdiano, quindi un'ottima posizione. Questo è un campionato in cui si sta delineando un gruppo di quattro squadre che praticamente si avviano a fare un campionato a sé, e sono Libertà Stabia, Sant'Agnello, Coscafatese e Vico Equense. E queste quattro squadre hanno preso il largo, vincono intanto tutte e quattro nell'ultimo turno e stanno un po' prendendo il largo, fanno il vuoto alle proprie spalle e continua a guidare questo gruppo di fuggitivi, diciamo così, la Libertà Stabia che è prima e si attende ancora il recupero della Proscafatese che dovrà giocare la partita contro il Sant'Antonio Abate, quindi Proscafatese che potrebbe avvicinarsi ulteriormente alla prima posizione. Vedremo come andrà a finire questa partita. E queste quattro squadre, l'ultima, Vico Equense, ha già 11 punti di vantaggio rispetto alla quinta, che è la Nocerina. Nocerina che vince e scala ben tre posizioni, si porta al quinto posto e scalza proprio il Valdiano da questa posizione. Valdiano che, come detto, ha perso in casa contro il Faiano. Faiano che è andato in gol con Nunziata, poi con un calcio di rigore era riuscito a pareggiare la squadra del Valdiano con Di Giacomo, ma poi proprio nelle battute finali il Valdiano ha trovato il gol con Di Vece che ha dato i 3 punti al Faiano. E, il prossimo anno, alla ripresa del campionato, ci sono già partite importanti proprio nella lotta al vertice e citiamo questa tra Vico Equense e Sant'Agnello, mentre il Real Pontecagnano, che dopo aver osservato il suo turno di riposo, ospiterà appunto nella prima giornata del prossimo anno la capolista Libertà Stabia, quindi turno molto impegnativo per il Real Pontecagnano.